Nel corso del mese di settembre i mercati obbligazionari si sono mossi in modo laterale, seppur con una certa volatilità. Gli eventi principali sono stati i dati macroeconomici che sono stati rilasciati in Europa e in America. In America complessivamente la situazione rimane abbastanza buona, con i dati del mercato del lavoro sempre positivi, che quindi descrivono una situazione in cui si vedono segnali progressivi di miglioramento. In Europa invece, ahimè, la situazione è ben diversa, perché gli ultimi dati di inflazione e anche gli ultimi dati macro non sono stati per nulla rassicuranti, ma soprattutto continuano a permanere forti tensioni a livello europeo e soprattutto a livello politico. Infatti, a fronte delle manovre messe in atto dalla ECB nel corso del mese di settembre, ci sono tensioni con i paesi più falchi, soprattutto con la Germania, che trova queste manovre non congrue con l'obiettivo di ECB stessa. E allo stesso modo invece ci sono paesi come l'Italia e come la Francia che a fronte delle riforme richiederebbero invece una maggior flessibilità sui bilanci per poter mettere in atto una politica più orientata alla crescita. Questa situazione rende difficile il lavoro un po' per tutti, quindi sia per la politica monetaria sia per i politici. Il mercato lo vive con un po' di tensione, perché vede più difficile il raggiungimento dei risultati necessari perché l'inflazione possa tornare su un cammino di crescita e soprattutto la crescita possa tornare positiva. La nostra idea sui mercati è la seguente: i tassi governativi risk-free incorporano veramente uno scenario già abbastanza negativo e infatti continuano a mantenersi sui minimi che avevano raggiunti già alla fine del mese di agosto. Quindi abbiamo un tasso 2 anni negativo, un tasso 5 veramente molto basso e un 10 anni stabilmente sotto l'1%. Sul fronte dei periferici si sta manifestando qualche prima tensione, qualche prima difficoltà, ma ad oggi non siamo comunque ancora lontani dai minimi che avevamo raggiunti nel corso dell'estate. Quindi la nostra idea è che tutto sommato sul mercato dei periferici non ci sia grandissimo valore a questi livelli di spread.